Konnichiwa, cari giappo amici, e benvenuti tutti quanti voi qui nel mio canale. Sono come sempre il vostro giappo gamer. Benvenuti questo oggi qui sulla demo di Unicorn Overlord, questo videogiocone uscito fuori, partorito dalle menti geniali che hanno dato vita a 13 Sentinels, Edge Rim e Odin Sphere, ovvero qui i ragazzi di Atlus insieme a VanillaWare. E veramente c'è, cioè, questo, hanno creato questo gioco di ruolo fantasy tattico. Comunque, insomma, la storia dei videogiochi giapponesi non dico che ne è piena, però ci sono anche altri contenuti, altri titoli del genere. Però questo Unicorn Overlord è a suo modo un videogioco incredibile da videogiocare. In questo caso siamo chiamati a combattere contro il destino per partire per un'avventura per riconquistare il regno insieme ai nostri fedeli alleati. Insomma, vediamo un po' di cosa consiste. Nuova partita. Allora, da quel che so, questa demo dura all'incirca, sono le prime 5 ore del videogioco completo. Però ecco, io non starò qui 5 ore a videogiocarlo, ovviamente. E si possono trasferire i dati salvati nella versione definitiva, quando uscirà il prossimo, vi ricordo, 8 di marzo per PlayStation 4, 5, Nintendo Switch e Xbox Series, ha un prezzo consigliato di 60,98 euro. Comunque, vediamo un po' sistema, opzioni. Allora, vediamo un po' qua, lingua voce inglese, c'è anche il giapponese, ci sentiamo in giapponese, ovviamente sempre la lingua originale. Come vedete è localizzato in italiano, il che è un punto assolutamente a favore. Allora, qua la musica, iniziamo ad abbassarla, direi un buon 50%. Volume della voce pure 80, va? Ok, bene così. Nuova partita, iniziamolo. Non so sinceramente quanto durerà questa demo, cioè questo video demo, insomma, o video della demo di Unicorn Overlord, ma non credo 5 ore. Le strade di Cornia. Oddio, ho letto Corna. Le strade di Corna. Iniziamo bene già, va. Castello di Gran Corrine. Vabbè.
Pensavo quelli di gran burrone. Irinia-sama, mada maniaimasu. Douka onige kudasai. Corunia-nai no ryōshu no hotondo ga Barumoa-shōgun ni kumi shite iru. Eccala. Owareta jōu o higo suru mono nado doko ni mo oran. Da ga yatsu no meyate wa watashi no kubi da. Korobi no unmei wa watashi ga hiki ukeru. Waga chakushi Arein wo omae ni yudanetai. Yōdō no suki ni tanki de areba nige kire yō. Joseph, ano hitotsubu dane ga gyakkyō ni makezu saki hokoreru ka mitodokete yatte kure. Ok, non è l'unicorno sacro, oserei dire inviolabile. Vabbè. Regina Ilenia, tra l'altro nome anche italiano. Ecco qua il piccoletto Alan. Walain, non lo so, insomma, comunque. La mamma ovviamente protegge il piccolo principino. Arei,よく聞きなさい。女王として命じます。これより、ジョセフの言葉は私の言葉。そう思うのです。良いですね。あ、はい。母上。 Joseph, a toa makasetazo. Sarabada. Ah, proprio così, addio. Porca miseria, si va a sacrificare. Poraccia. Joseph, boku no koto wa ii. Omae mo itte hahaue no chikara ni natte kure. Sou wa mairimasen. Denka, sugu ni koko o hanarebashou. Ok. Sbagliare le uscite della città. La regina non deve uscire viva. Eccola. Come vedete anche la grafica così, oserei dire, pucciosa. Il nostro grande generale è ridotto a poco più che un traditore, eh? Eccola. Vedrai che la mia testa è ben salda sulle mie spalle, Valmore. Chissà se lo è anche la tua. Venite oggi, marciamo per sua maestà Ilenia. Ok, bello che ci si butta subito in battaglia. Ok. Sentite pure le musiche incredibili. Ah, movimento unità. Ok, quindi prende come funziona, insomma, nei videogames più tattici. Insomma, appunto, noi siamo a capo di unità di battaglia nelle più svariate guerre. Comunque, insomma, movimento unità. Muovi il cursore L per selezionare le unità alleate e comanda loro di muoversi attraverso il livello di battaglia. Seleziona l'unità della regina Ilenia e usa il comando muovi per farla marciare verso la posizione di Valmore. Vai. Allora, vediamo un po' la qua seleziona. Già un attimo i dettagli, cavolo, che qua. Allora, lui è Renault, livello 40. Grande cavaliere. Ok, livello 40. Sono tutti. No, c'è anche un livello 40. Livello 48? Che caspita è il livello 48? Lui. Direi, oserei dire livello 48. Con L e poi unità Valmore. Ok, muovi verso un luogo specifico. Ma io oserei dire verso di lui, che tanto è livello 48. Si può? No. Si può contro lui? No. Vai, lui, dai, battaglia. Ah, no, 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 no. No, cazzo, mi sono sbagliato. Eccola. Vai, dettagli unità. Vabbè, ok. Dettagli. Ok. Allora, ingaggia un obiettivo di battaglia. Vediamo un po'.
Allora, dettagli, dettagli. Allora, ingaggio di battaglia. Dettagli, unità. Ok, ingaggiamo. Vai, coraggio, i miei prodi cavalieri. Spadata. Colpo critico garantito. Vai con la spadata. Vai. Mazza che botte, critico. Cara. Come combatti bene. Vai in guardia. Chiamata cavalleresca. Stilettata turbinosa. Vai con la stilettata. Tacchete. 69. Il numero preferito 69. Vai così, vai così. Grande, giavellotto. Vai, vittoria. Yatta. Bene così, bene così. Bravi i miei eroi, bravissimi. Poi, andiamo avanti. Voi? Vai, andiamo in battaglia pure contro di loro. Velo di ferro, bene. Di difesa. Mezz'ora rodeante. No, 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 no. Ok, è andata bene. Benino con la difesa. Vai con la spadata. Vai con la spadata. Dagli sta spadata. Bravissima, mamma mia. Con quale cattiveria. Ecco la difesa, la guardia. Vabbè, ovviamente c'è uno scudone che Dio solo usa. E... vai, attacchiamo, dai. Dai, dai, stilettata turbinosa. Dagli così, ottimo. Vai col giavellotto. Dai che ne manca uno. Bara glaciale. Linea di protezione, ok, difesa, ok. Vai, dai che è bloccato. 213, però. Ok, bene così, vittoria, bene così. Ok, andiamo avanti, proseguiamo. Questi mi sarei sotto osti, Ecco la città castello di Gran Corrine. Prendete la regina, eccola. Grandissima. Oh, si è parato. このヘブリス大陸の支配者ゼノイラ皇帝の末裔。コルニア一国が我が望みではない。貴様、大陸全土に戦火を広げるつもりか。領土を巡る小競り合いを繰り返すのが王の役目ではなかろう。かつての領土を我が手に取り戻す、それだけのことだ。 Vai così, vai così. Mamma mia, piatto ricco mece ficco. Eccola però, che è successo? Periferie Gran Corrine. Vabbè, lo so. Ti sei immolato, amico mio. Baltro, l'ho letto baratro. Io, ここ から始まるのだ。 Zenoira が再びこの大陸を支配する時代がな。 ところで、騎士団長の奴が姿を見せなかったが。 東門を閉じる前に逃げた牙があったそうです。イレニア。お前のその無駄な抵抗は王子を逃がすためか。Ok, ecco tutto quanto il continente. 西暦895年、コルニア王国の将軍バルモアは突如として自らを古代ゼノイラ帝国の末裔であると主張、謀反を起こし王とグランコリヌを吸収した。これに対してコルニアの女王イレニアは
王子アレインを逃がすため我が身を盾とし、わずかに残ったテゼーと共に迎え撃つもあえなく全滅。幼いアレイン王子を託された騎士ジョセフはバルモア将軍の手の届かぬアルビオン峡谷領パレビア島へと落ち延びたのであった。一方バルモア将軍は皇帝ガレリウスを名乗り、フェブリス大陸全土への侵攻を開始、その支配域を広げてゆく。各国は必死の抵抗を続けたが、ついに全ての国が陥落。ガレリウス皇帝は神聖ゼノイラ帝国によるフェブリス大陸統一を宣言した。各地では反抗が続くも、強大な帝国の前には及ばず、人々は圧政にあえぐ中、ただ天を仰ぐほかなかった。いつの日か救いが現れることを祈って。マンマミアラガッシ、10年の時が過ぎようとしていた。Ok, bene. L'anello dell'unicorno. Altare dell'unicorno e della fanciulla. Beh, che ne ha pure la fanciulla, bionda, occhi azzurri, caruccia. そろそろ教会に戻らなきゃ。バインキーさあ。Unicorn Overlord。Presentato da Atlus。Produzione sonora di Basicscape。E sviluppato da VanillaWare。Costa di Palevia. Beh, tanto è cresciuto il principino, Tiè. Joseph ni mo makenai yo. Otakai kunren o tsunde kita okage da na. Joseph sama ka. So ya hondo de解放軍を準備してるんだろう。ついにゼノイラ軍と戦うことになるんだな。ああそうだ、コルニア本土ではゼノイラに苦しめられた民が助けを待っている。王位継承者として俺が彼らを救わなければ、そして亡き母のためにも。けど世界を支配するゼノイラ軍に勝てるのかな。平和を取り戻すため戦う。その俺たちに天は味方するはずだ。そうだな、つい弱気になっちまった。アレインも気負いすぎるなよ。俺も一緒に戦うからさ。ありがとう、本当に頼りにしている。やけに素直だな、こっちが照れちまう。訓練はもういいや、昼になる前に帰ろうぜ。もうそんな時間か。どうした？あ、ラナーベ。まさか。おい、あの旗の紋章、ゼノイラ軍じゃないか。ついにこの島にもやってきたのか。早く皆に伝えよう。わかった、俺は町に行く、アレインは聖堂へ。Ok, approdo di Palevia. Soin, 下船完了しました。
先遣隊を聖堂に向かわせろ。目標を生け捕りにするのだ。はっ。Ok, tanto in cattedrale qua. Sono mitsukai taru tenshi sama. Warewale ni kyou o ikiru dake no sasayaka na kate o omegumi kudasai. Warewale no yuku saki ni kurayami o okareru toki mo semete mayowanu dake no tomoshibi o owatae kudasai. Kono seinaru daichi no namori de ikkaku no seijuu to. Beh, che bella preghiera. Eccala. Eccala, sulle guardie. Brutti cafoni. Nara kami ni inotte na. Grandissima come combatte. Oh, eccola lei. Daijoubu ka, Scarlet? Kowakatta. Ittai nani ga okite iru no? Zenoira-kun no hata o kakageta fune ga kite iru. Anata ga ouji de aru koto ga Zenoira gun ni tsutawatta no kashira? Sore wa wakaranai ga teki o houtte oku wake ni wa ikanai. Sou ne. Kore ijou seidou de abareraretara komaru wa. Tonikaku soto ni demashou. Denka, gobuji deshita ka? Are? Rex wa doko ni? Saki ni machi e mukatta. 合流して港へ急ごう。アレイン殿下、その前にこれを。これは殿下に渡すようイレニア様から預かっていた一角銃の指輪です。成人された折にお渡しするつもりでしたが、きっと殿下のことを守ってくださるでしょう。グランデヨーゼフ、ありがとう。ジョセフ、では急ぎましょう。Ok, le battaglie sono i campi di combattimento dove gli alleati e le unità nemiche si affrontano in tempo reale. Ogni area di battaglia possiede delle condizioni di vittoria che devono essere soddisfatte per poter essere completato, come eliminare il comandante nemico. Schierare le unità alleate possono essere schierate a qualsiasi base con un bandiera blu. Manca là una bandiera blu. Per prima cosa sposta il cursore sul posto di comando con L, poi dai l'unità di Alain l'ordine di schierarsi. Inizio livello. Bene così, ok. Allora, cittadini di Palevia. Ottiene 2 resistenza solo la prima volta. Allora, seleziona, spendi punti e schiera un'unità. Ok, unità di Alain. Ico. Andiamo, va. Schiera un'unità con suo punto valore dall'indicatore mostrato nella parte superiore sinistra dello schermo. I punti valori possono essere ripristinati sconfiggendo nemici, liberando cittadini e fortezze e molto altro. Alain, guarda, hanno già raggiunto la cittadina. Eccola. Allora conosciamo il nostro primo obiettivo. Dobbiamo eliminare quei soldati più rapidamente possibile. Ok. Allora, seleziona. Muoviti. Qua. Battaglia, vai, coraggio. Menu battaglia. Quando un'unità alleata incontra una nemica, il menu battaglia apparirà nella parte bassa dello schermo. Usa questo menu per organizzare le tue forze e vedere i dettagli del nemico prima della battaglia. Seleziona battaglia quando hai finito di prepararti
per entrare in combattimento. Ok. Ma è livello 13, livello 25. Ah no, noi siamo livello 25. Il nemico di livello 13. Ok. Vai, battaglia. Vediamo un po', la dovremmo fare. Flusso battaglia, battaglie vengono svolte dovendo varie regole predeterminate. Prima di tutto, a determinare l'ordine dei turni durante la battaglia e l'iniziativa. Quando arriva il turno di combattere, questi userà una delle sue abilità attive. Usare un'abilità attiva consuma PA, punti azione. Ok, botta secca. Spazza elmi. Spazza elmi. Non spezza, spazza. I combattimenti useranno a turno le loro abilità attive in base alla loro iniziativa. La battaglia durerà finché tutti i combattenti non avranno finito i loro PA. Le abilità passive si attiveranno automaticamente quando certe condizioni sono soddisfatte. Come per esempio essere colpiti da un attacco. Innanzitutto si attiva l'abilità Guardia Nobile di Alain quando questi viene attaccato, costringendolo a proteggersi. Usare un'abilità passiva considera PP, punti passivi, punti attivi, punti passivi, vabbè. Poi si attiva l'abilità Cura Rapida di Scarlet o Scarletto quando un alleato subisce danno, consentendogli le necessarie cure. Sore. Liscio, mancato. Raggio santo. Oh, fatto fuori. Infine abilità colpo finale del nemico si attiva alla fine della battaglia effettuando un attacco aggiuntivo. Ok, in guardia. La battaglia durerà finché tutti i combattimenti non avranno finito i loro punti attivi o quando tutti i combattenti di una fazione saranno stati eliminati. Puoi anche premere il quadrato per vedere il registro battaglia e riesaminare le abilità che sono state usate in battaglia. Vittoria. Bene. Risultati della battaglia: se nessuna unità viene sconfitta in battaglia, la formazione con la percentuale più bassa di PS rimanenti viene dichiarata sconfitta. Oltre a perdere una battaglia, l'unità sconfitta viene respinta ed entra in uno stato di attesa che la rende immobile per un breve periodo. Ci siamo quasi, ultimo sforzo. Allora, riselezioniamo, muoviti qua, battaglia. Primo colpo, ingaggiare un'unità in attesa garantirà l'unità primo colpo. Un'unità che che esegue primo colpo agirà sempre per prima, indipendentemente dall'iniziativa. Vai, primo colpo. Ok, raggio santo. Bene, fatto fuori. Ok, bene così, altra vittoria. Facile, facile. Ok, bene, ora non ci rimane altro che rivendicare la cittadina. Rivendichiamola. E dove era diretto l'ex giusto? Spero che stia bene. Liberare strutture, presidiare con unità una cittadina, un forte o altre strutture permetterà a quell'unità di liberare la struttura. Bene, ok. Allora, liberiamola. Sate. Ok, ben, liberazione. Ottimo così. Liberare le strutture riempirà i punti valore e aumenterà il tuo risultato quando completi un livello. In aggiunta, le strutture liberate funzioneranno da basi dalle quali le unità alleate possono essere schierate. Lex, eccolo. Ehi, mi dispiace, l'accaduto mi hanno colto di sorpresa. Ma non preoccuparti, sono tutti in salvo, me ne sono assicurato io. Sapevo che avevo ragione a contare su di te e sono felice che anche tu sia illeso. Avrei comunque voluto fare qualcosa in più, fammi esplorare un po' la zona per rimediare. Ok. Movimento unità per ordinare alle unità di muoversi ovunque tu voglia. Seleziona unità di Lex e quindi sposta nella posizione contrassegnata. Ok, tu Lex, muoviti e vai qua. Dociake.
Ok, ci sono altri cattivoni. Però come speravo, è ora di mostrare loro di che pasta sono fatto. Allora, selezioniamo. Beh, sei pari, attacchiamo lui, dai, battaglia. Unità di Rex contro soldato di Zenoira, branditore d'ascia. Belle comunque le grafiche, ragazzi, mamma mia. Che cavolo. Ok, finite di difesa. Guardia. Sconfitta. Che caspita. Dannazione, forse sono stato troppo precipitoso. Mi sa. Lex, no, non ce la faremo mai in tempo. Permettetemi vostra altezza. Ecco Yosef. Unità differenti hanno differenti valori in modalità, di modalità. Più alta è questa statistica, più veloce sarà il loro movimento nel livello di battaglia. La mobilità di un'unità mista è determinata dalla mobilità dei suoi singoli membri. Vai, seleziona. Ok. Vai, coraggio. Selezioniamo. Muoviamo. Qua, va. Oggi io sono il tuo avversario. Preparati a soccombere. Scambiare posizioni. Quando due unità alleate sono vicine, si possono scambiare. Premi L1 e R1 per scambiare l'unità di Yosef con quella di Lex. Prima di una battaglia darai una predizione di quanti danni ogni unità subirà. Note che queste predizioni cambiano quando scambi l'unità. Quando unità alleate sono vicine. Vabbè, ok. Ok, scambiamo. E battaglia. Chi è? Botta secca. Grande Scarlet. Vai Yosef, bene così. Stavolta vittoria, bene. Valoramento. Ah, ve ne andate, maledetti, avete paura. Lex, stai bene? Direi di sì, mi spiace averti fatto preoccupare. Ah, ecco Chloe. Sai, è un miracolo che tu riesca ancora a indossare l'armatura. Ecco, questa medicina dovrebbe aiutarti, aiutare a farti riprendere. Oh, un bel tonico, va? Ok. Quando i PS di un combattente scendono a zero, questo verrà messo fuori combattimento. Oggetti e abilità possono essere usati per ripristinare i PS e far rivivere i combattenti messi fuori combattimento. Vabbè. Seleziona opzione oggetti dal menu azione di un'unità per usare un oggetto. Allora, ok, così qui X muovi verso uno. No. Oggetti. Uso oggetto attualmente impugnato. Tonico curativo. Vai. Ok, ripristinato. Fiu, ne avevo bisogno. Bene. Chloe, forse faresti meglio occuparti direttamente di Lex. Temo che da solo possa combinare qualche guaio. Sono d'accordo. Magari entra una nuova coppia, va? Basta scherzare Lex e ti terrò d'occhio molto attentamente. Bene, al momento questa zona sembra essere sicura. Dovremmo sbrigarci a raggiungere il porto. Santo cielo, ma quello è Odric. Lui e io eravamo i pilastri difensivi di Cornia. Cosa vorrebbe averlo cambiato in questo modo? Mi sa che è stato un po' corrotto, eh. Chiunque sia così stolto da sfidare l'imperatore Galerius deve essere passato a fil di spada. Preparatevi. Sembra che non ci sia altra scelta che combattere. Infatti, liberare questa terra dal nemico deve essere la nostra prima e unica priorità. A prescindere da chi questo nemico sia. Ok. In linea di tempo è passato. Sconfiggi Odric. Allora, sposta il cursore, mantieni X, versione unità multiple, dando lo stesso ordine allo stesso momento.
Dopo aver selezionato l'unità di Zenone, rilascia X verso il luogo prescelto. Va. Pausa battaglia, memoria del premio X durante il livello di battaglia entrerà in pausa al gioco immediatamente. I comandi nuovi oggetti possono essere usati anche quando il gioco è in pausa. Premi tondo, cioè cerchio, per riprendere il gioco. Vai, selezioniamo... Ok, tutti e tre? Ma, vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. Mamma mia, tutte e due, botta secca. In guardia, due, bene. Tre. Dai, Giudesca, stai bene? Vai così, vittoria! Bene così. Abbiamo vinto uguale, bene. Ancora battere contro questi, vediamo un po'. Ma quelli in pausa? No. No, allora vediamo un po'. Muovi qua. Nandarito. Kashikomarimashita. Ikaga itashimashou? Vai, vediamo un po'. No, direttamente lui? Omakaseyo. No. Nannarito. Vediamo un po'. Muovi, imposta, punto di ritiro, modifica rotta. Kashikomarimashita. Ikaga itashimashou? Ose no mama ni kangaeru nda. Imposta punto ritiro, modifica rotta. Ikuto. Ah, ecco, l'ho messo in pausa. Ok, bene così. Vediamo un po' degli la fama, ma vai gara. Ok, bene, uno abbiamo fatto fuori. Ok. Vittoria, vittoria, buoni tutti. Vittoria uguale, ottimo. Ok, da livello 1 a livello 2 la nostra Chloe. Ma perché in pausa poi? Vai, battaglia, battaglia. Battagliamo qua, battagliamo. Beh ragazzi, aio, aio, questo ha fatto male. E manca lei, non è da meno. Ok, hanno mancato lei. Hanno mancato Chloe. Ottimo, fatto fuori. Ok, ci ha curato, bene, ottimo. Pure lui si è curato. Però abbiamo comunque vinto, bene così. Vai, vai, attacchiamo, attacchiamo. Vai col principino. Principino e Scarlet. Botta secca, mamma mia, principino. Guardia, ok, si è parato. Vai Scarlet. Vabbè. Mi mancavano tolto solamente due. Mamma mia, raggio santo, cara. Altra vittoria. Benissimo, bene, bene. Allora via un po'. Vabbè, sì, dai, battaglia. Dai, col primo colpo. Vai, fatto fuori, bene così. Vittoria facile facile.
Anche lui, oh, signora Lane qua, principina livellato, bene. Bene, anche lei che è sacerdotessa. Ok. Sì, aspetta un attimo. Ecco, va là, va. Muori un po' contro il cattivone. Vai così, vai così. Cattivone contro cattivone. A cavallo, eh. Sì, vabbè, vabbè. Ha cambiato la sponda, ha cambiato. Idaro. Vabbè dai, basta chiacchierare. Ok, è tosto quello. Immunità agli effetti. Ok. Aculeo, ok. Dai, attacca mio signore, vai così. Fatto fuori, bene, colpo secco, botta secca. Ah, vittoria! Le loro difese sono estremamente solide e le nostre armi gli hanno fatto il solletico. Allora forse funzionerà la mia magia. Lascia fare a me, Elaine. Alain. Avanti veloce, ti hai premuto R2 per andare avanti veloce nel gioco, facendo avanzare il tempo velocemente. Avanti veloce può essere usato sia durante i livelli che le battaglie. Se il gioco è in pausa, avanti veloce lo farà ripartire automaticamente. Vai così, vai così, ancora. Vediamo un po'. Attacca. Ok, ha tolto 14, buono. Immunità agli effetti, attacca. Dai, 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 fammelo fuori. Botta secca, sì, yatta. Bella vittoria, bene così, bene così. Approdo di Palevia, beh, liberato, bene. Livello completato, bene così. Bonus completamento, 30.000, bonus tempo. Ma 15 secondi, 50.005, bonus liberazione, 5.000. Bonus combattimento, 600. Bonus fama E, livello E, unità sconfitte 6. Punteggio totale 88.100. Bene così, bene così. Fondi di guerra 2202, medaglie 8, fama 22 punti. Bene. Kisamara no yona Kurunia no zantou ni hiza o tsuku koto ni naru to wa. Hodorik. Jōhō heika to shichi ni omomuita omae ga kayō ni ochite shimau to wa. Semete kaatsute no shi de aru watashi ga indō o watashite kure yo. Matte kure. Denka. Hodorik. Osanai koro asonde moratta koto o omoidashita yo. Chūshin to made ibareta anata ga なぜガレリウスの配下に何もわからないままかつての仲間を切りたくはないせめて理由を聞かせてくれないかアレイおおけおおラネッロこれはOk. Dai che diventa un amico, dai che diventa un amico. Un classico dei giapponesi. Sono io ni shika ii arawasemasen. Shinkou no fukakatta ryōshi tachi no totsuden no zōhan. Kano hi o sakai ni watashi me mo ishiki o ushinatte orimashita. Da to sureba osorushii yōjutsu desu. 支配の術とでも申しましょうか。ガレリウスが世界を征服し得たのはその術の力によるものやもしれません。一体あれから10年もの間私は何をしていたのか。アマツさえアレイン殿下に刃を向けるなど。それ以上自分を責めないでくれ。だがその支配の術がどうしてこの指輪で。
王位継承の血筋を証明するための指輪かと思っておりましたが、まさか本当に浄化の力を持っていたとは。殿下、それは一角獣の指輪、代々コルニア王家に伝わる秘宝です。王族のみが浄化の力を解き放てると伝え聞いております。聖教でも一角獣は浄化の力を持つ聖獣として扱われているわ。だからその指輪にも浄化の力が宿っているのかも。ガレリウスの知性が人心をもてあそぶ支配の術によるものならば、この指輪の力が闇の支配を解き放つ光とならないか。アレイン殿下、確かに操られたものを術から解き放てばゼノイラの支配体制を突き崩せるかもしれない。帝国への反旗は支援ではないのか、そこに大義はあるのか悩んでいた。だが今わかった。託されたものの大きさとその意義を。母上、行こう。戦い抜く覚悟ができた。ガレリウスを討ち、王家の責任を果たす。Grande principino。ホドリックの様子はどうだ。ようやく立ち直り、戦いへの覚悟ができたようです。ところで殿下、港に到着した後の予定ですが、以前より準備していた解放軍にクライブという若い騎士がいます。上陸後は私が早馬を務め彼に取り次ぎましょう。わかった、よろしく頼む。OK。 アレイン、ちょっといい？どうしたんだ？あのね、che sei innamorata？ やっぱり何でもない。なんだ？気になるな。ごめんね、大した話じゃないの。いろいろと突然のことだったから、まだ実感が湧かなくて。ああ、確かにそうだな。だがこの日が来ることは分かっていた。この10年ジョセフに指示して鍛錬を重ねてきたのはこのためだ。母上も自ら剣を取り、道を示す指導者だった。俺もコルニアの王位継承者として先陣を切って戦うつもりだ。毎日のようにレックスとも浜辺で訓練していたものね。見ていたのか。ホドリックがそうだったように、ゼノイラ軍に組みした将が操られているのだとしたら勝算はある。とはいえ今の解放軍の基盤はあまりにも脆弱だ。だから君にも助けてもらいたい。平和を取り戻すためにも。アレイン、そうね、パレビア聖教の司祭として力になれるよう頑張るわ。俺も助けになるぜ。レックス。なんだよ。王子すみません、立場もわきまえず。幼い頃から一緒に過ごしてきたんだ、かしこまる必要はないさ。私たちは王子に仕える従者、そうは参りません。ですが私もレックスと気持ちは同じです。王子のお役に立てるよう尽力いたします。みんなありがとう、心強いよ。え、OK。 Vuoi salvare il pro... vuoi salvare i tuoi progressi? Ma direi anche di no. Ok, seleziona la difficoltà, puoi modificare queste impostazioni in ogni momento nel menu opzioni, storia, tattico, esperto. Allora, la modalità storia è una modalità ideata per godersi la storia,
Ricorre vincere battaglie senza troppe difficoltà. Tattico, una modalità incentrata sulla tattica per chi conosce bene i giochi di strategia. Esperto, ovviamente, la modalità quella più difficile, cioè la modalità che stimola la tua mente da stratega per chi conosce bene i giochi di strategia. Vabbè, ok, direi sto. Ok, cari giapponesi, eccoci qui nella schermata principale di questo Unicorn Overlord, alla sua demo di quest'oggi. Allora, ovviamente questo episodio demo termina qui, sperando che vi sia piaciuto, vi lasciarmi più likes possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo e seguite anche nei vari social. Vi ripeto come sempre, essere pagina Facebook e Instagram, Basket Giappo Gamer, mi trovate agevolmente. E allora, comunque, insomma, veramente bella questa demo, questo Unicorn Overlord. Ovviamente per chi piace i videogiochi tattici, e ovviamente ve lo consiglio. Una grafica che mi ricorda anche Octopath Traveler, però così pucciosa, ma comunque sì, insomma, una grafica veramente molto bella, una storia sicuramente avvincente. E quindi ve lo consiglio. Vi ricordo l'uscita l'8 marzo per PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch e Xbox Series a un prezzo di 60,98 euro. E allora, che dirvi di più? Dal vostro Giappo Gamer per il momento è tutto. Matane e ai prossimi video.